Buongiorno, siamo con il sindaco di Senigallia Massimo Livetti che oggi è venuto a trovarci. Buongiorno sindaco. Buongiorno. È un'ottima occasione questa per fare un po' il punto della situazione su tante cose che volano in pentola, però io direi di iniziare da un tema che ormai è di grande attualità, quello del turismo. Senigallia è città turistica, la stagione sembra partire grazie anche al bel tempo. Allora, prima di tutto, abbiamo proprio lanciato poche ore fa gli eventi, il calendario degli eventi estivi. Che ha risentito un po', dicevamo, dell'incertezza legata al Covid. Sì, gli eventi estivi, il calendario è stato rallentato principalmente da questo e quindi praticamente dal fatto che non sapevamo come avremmo potuto gestire gli eventi. Tenete solo conto che alcuni degli eventi più importanti vengono modificati e ancora sono in uscita perché ancora cercheremo appunto di capire se si potrà allargare o no queste maglie. Ci sono tutti i grandi eventi tradizionali, dal Casa Raduno, che poi quest'anno in un target diverso, al Summer Jamboree, all'X Master, e poi alla miriade di tante manifestazioni, frutto anche del tessuto sociale cittadino. Sì, ci sono le tre manifestazioni più importanti. Quest'anno proviamo a vedere se si riesce a allargare l'offerta musicale attraverso quello che sarà per la prima volta un Festival del Fado, che ci permette peraltro di allargare i nostri interessi nella fase della musica mediterranea e quindi ci rivolgeremo anche a quella fascia e anche sì, manifestazioni, come dicevi tu, spesso che derivano anche da attività delle tante associazioni presenti nel nostro territorio. Già che ci siamo, facciamo un po' di autopromozione, ricordiamo anche il Festival Epicureo organizzato da Vivere Senigallia in collaborazione con il Comune. In dubbio, il Festival Epicureo in dubbio, è una di queste. Nelle prossime ore anche noi presenteremo il programma definitivo della manifestazione, intanto però ci dobbiamo preparare perché il prossimo weekend c'è la tappa del Cater Tour, il Cater Raduno che quest'anno viene rivisitato da Radio Rai ed è itinerante. È itinerante su tre città, Pesaro che va questa settimana, poi Senigallia e poi Cervia. 2 giorni. Poi c'è, guardando più in là, anche il tema dei grandi eventi legati, come dicevamo prima, all'X Master e al Summer Jamboree. Facciamo anche un accenno a quello di cui si è discusso, al problema della convenzione con il Summer Jamboree. Allora, C'è un tavolo aperto che adesso si è trasferito un po' in regione, no? sì, allora noi abbiamo due tipi per questi grandi eventi, due tipi di problemi. Uno riguarda ovviamente il Summer ed è un problema legato alla convenzione, come dicevi tu. Si è trattato appunto di un contratto che dovrebbe essere rinnovato con dei numeri e dell'offerta anche da parte della società che lo produce, ben diversa rispetto a quelli degli anni passati. Che passa ovviamente a cifre molto interessanti, ai quali il comune non può arrivare. Oramai sono cifre note perché circolano sui giornali, se fino adesso era 300.000 euro più l'IVA, adesso diventerà 750 più l'IVA, quindi stiamo parlando da 366 a 910.000 euro. Ovviamente sono cifre che il comune non è in grado di poter sopportare, per cui abbiamo intelaiato già un discorso e un dialogo aperto con la Regione Marche, il Presidente Acquaroli ha ricevuto direttamente i gestori di questo evento, vediamo quello che succede. Ovviamente Senigallia può essere interessata, è interessata, ma può arrivare fino a un certo punto. Non riusciamo più da soli, non riusciremo. Quindi noi ci auguriamo che le parti possano trovare un accordo, che altre associazioni possano investire o eventualmente che si trovino soluzioni che possano appunto mantenere questo evento nella nostra città. Eventi che si svolgeranno sempre in totale sicurezza e seguendo anche quelli che potrebbero essere i cambi delle normative anti-Covid. Proprio ieri c'è stato in comune un vertice con le forze dell'ordine. Sì, esattamente, questa era la seconda problematica. È la prima volta quest'anno che si fanno eventi così importanti con norme anti-Covid e questo sicuramente determina un modus operandi completamente diverso rispetto agli altri anni. Ieri c'è stato appunto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, quindi praticamente Prefetto, Questore e Forze dell'Ordine abbiamo sottolineato come i grandi eventi hanno al momento, sulla base dell'attuale normativa, una gestione molto particolare. Gran parte di questi eventi sono in forma statica, anzi tutti. Quindi pensare a un Summer Jamboree statico o un X Master statico è un qualcosa che non è nelle corde di quelle manifestazioni. Però noi ci affidiamo molto agli organizzatori e soprattutto all'educazione dei cittadini senigallesi e dei turisti, speriamo che tutto vada bene. Spostiamoci sulla spiaggia perché Senigallia, città turistica, città balneare per eccellenza, gli stabilimenti balneari sono pronti. Quest'anno c'è un po' ancora una tematica nuova, quella della possibile ordinanza che prevede la chiusura dei baretti in spiaggia alle 21. Questa è la volontà del comune,
concedendo delle deroghe. Gli operatori di spiaggia hanno chiesto invece una maggiore libertà per una sorta di unificazione, forse con la gestione degli altri baretti, insomma, bar, locali. Senigallia ha questa caratteristica rispetto alle altre città del litorale, cioè sostanzialmente ha delle concessioni che riguardano delle imprese balneari, dei bar e quindi quelle dei ristoranti. Ovviamente bisognerebbe trovare una normativa che tuteli tutte queste categorie. Non è che non ci fosse, c'era, ed era una normativa che prevedeva ovviamente le altre ordinanze, la chiusura alle 21 dei bar che si trovavano appunto in questi stabilimenti balneari, fatta eccezione di alcune deroghe che negli anni scorsi fino al 2019 erano molto limitate. L'anno scorso è stata data una doppia deroga che era rappresentata dall'apertura il venerdì e il sabato sera. Quest'anno, tenendo conto che la situazione Covid indubbiamente è minore rispetto a quella dell'anno scorso, cioè la stagione balneare è partita nei termini, ci sono minori distanziamenti rispetto a quelli che erano imposti l'anno scorso, questa amministrazione ha ritenuto, anche per poter dare un'immagine di equità, di poter appunto applicare una normativa che non fosse così ampia come quella dell'anno scorso. L'anno scorso non è che fosse amplissima. Ribadisco, erano 8 serate al mese, quindi stiamo valutando il numero delle serate che verranno concesse per poter andare oltre le ore 21. Questo non significa che gli stabilimenti rimane comunque fissa la possibilità per gli stabilimenti di rimanere aperti fino alle ore 24, dalla mattina alle 6, e quindi la chiusura dell'accesso alla spiaggia dalle 24 alle 6 della mattina per motivi di sicurezza. Questo rimane sempre. Parlando di Covid, vale la pena citare l'andamento della campagna vaccinale, che a Senigallia sta andando veramente molto bene. L'hub vaccinale di Senigallia è una delle eccellenze del sì, territorio. Indubbiamente siamo molto orgogliosi, su questo io voglio ringraziare tutti i volontari, tutto il personale sanitario, tutto il personale comunale e anche i vigili del fuoco, perché ci hanno dato la possibilità di utilizzare quel posto. È stato molto difficile poterlo ottenere, non certo per loro disponibilità, ma nei confronti dell'ASUR, però quel sopralluogo che facevamo il giorno di Pasqua devo dire che è stato estremamente utile. Pensate che solamente ieri le vaccinazioni hanno superato la quota 1000, quindi a Senigallia l'aspettativa per la vaccinazione è molto più ridotta rispetto alle zone vicine, per cui stiamo assistendo addirittura a richieste migrazione da parte dei comuni che non fanno parte del nostro Interland a Senigallia per potersi vaccinare qui. Rovescio della medaglia in tema di sanità, purtroppo è di queste ore il blocco dell'attività di fatto del laboratorio analisi dell'ospedale. In questi giorni non è possibile prenotare le analisi, almeno fino a fine giugno i totem non danno la possibilità né il CUP per problemi di personale. Cosa si può fare? Noi abbiamo già sollecitato gli enti regionali, sia a livello politico che di dirigenti, per quanto riguarda le carenze che sono presenti all'interno dell'ospedale di Senigallia. Io domani avrò un incontro con i vertici sanitari e quindi spiegherò loro ancora una volta il perché. Ho scritto peraltro una lettera nella quale ho evidenziato tutte queste carenze. È evidente che non ci aspettiamo dei miracoli, però ci aspettiamo dei gesti ben diversi da quelli che hanno caratterizzato gli ultimi anni della sanità senigalliese, cioè non vogliamo più essere non la Cenerentola, ma soprattutto non vogliamo neanche che si crei quel disservizio che in realtà da troppo tempo Senigallia sta subendo. Sul discorso del laboratorio analisi è un problema però molto più diffuso a tutta l'area vasta 2, dovuto a un problema di personale. Tenete conto che sul settore sanitario questo problema del Covid è stato estremamente forte. Lo stiamo vivendo non solo da un punto di vista del personale ospedaliero, ma anche ad esempio su quello delle case di riposo, dove abbiamo dei problemi abbastanza eclatanti. Quindi stiamo cercando in qualche modo di sensibilizzare gli operatori, ma principalmente le dirigenze e quindi la politica, affinché ci diano una risposta il prima possibile. Io spero che questo avvenga. Parliamo di tasse e imposte comunali. La novità di queste ore è una rimodulazione della Tari a favore delle imprese che chiedevano sostegni e sgravi alla luce anche dei difficili mesi che hanno vissuto a causa del Covid. Sulla Tari noi dobbiamo dire che ci sono tre temi da affrontare. Noi andremo sul regolamento, poi vedremo l'imposta e poi vedremo gli
gli aiuti che verranno per le imprese e le famiglie. Per quanto riguarda il discorso del regolamento, quest'anno ci sarà la grossa novità, per cui le imprese che vorranno potranno non pagare la parte variabile e attribuire direttamente i rifiuti a chi glieli raccoglie. Questo sicuramente può incidere nell'ambito della massa, anche del totale appunto degli introiti, per cui sposta anche l'attenzione delle amministrazioni a cercare di fare in modo che si possa in qualche modo reperire in qualche altra parte le risorse. Noi da un punto di vista politico abbiamo inciso in questa maniera. Attualmente l'imposta grava per il 59% sulle aziende e sul 41% sulle famiglie. Nonostante le aziende producano rifiuti per una quota pari al 37%, il 73% sulle famiglie. La legge ci dice che dovremmo cercare di parificarle, quindi quest'anno ci avvicineremo un po', arriveremo al 45-55%. Attraverso uno studio che noi abbiamo fatto, tenendo conto che la spesa complessiva si è ridotta per la raccolta, quest'anno avremo una riduzione circa 1 milione, la percezione che dovrebbe arrivare alle famiglie non dovrebbe essere molto grave. Anche molto perché grossa. C'è una maggiore perequazione, immagino. Esatto, il problema però è un altro. Il problema è che chi ha deciso le tariffe nel 2020 ha fatto un enorme errore, per cui noi in sede di consuntivo, quindi praticamente aprile, ci siamo trovati con un ammanco di 1.200.000 euro sulla TARI. La fatidica quarta rata che noi non abbiamo pagato era praticamente dovuta ad un errore nel calcolo della TARI 2020. Questa non è stata una perequazione sociale, perché ne hanno beneficiato tutti, ne hanno beneficiato chi aveva molti soldi e chi non li aveva. Per cui è chiaro che se noi prendiamo a riferimento quello che abbiamo pagato l'anno scorso, troveremo un aumento rispetto a quello che avremmo dovuto pagare l'anno scorso se non ci fosse stato quell'errore, che tra l'altro è stato segnalato a tutti gli organi competenti da parte del Comune di Senigallia, quindi vedremo che cosa ne uscirà anche da lì. Se non ci fosse stato quell'errore, l'aumento che avranno le famiglie sarà davvero impercettibile. Guardiamo un po' già al futuro. In estate i cantieri si fermano, ovviamente per non creare disagi anche ai turisti e ai cittadini, però a settembre e ottobre, insomma, quali saranno le novità in arrivo? La principale è via Anita Garibaldi, perché ovviamente noi dovremo partire intorno a settembre. Poi ovviamente noi cercheremo di vedere che cosa verrà fatto a parte la Regione, non ha ancora terminato i lavori sul ponte, ma certamente la Regione Marche ci dovrà dire, anzi più che altro il Consorzio di Bonifica, se ricomincerà quello che era appunto i lavori che venivano compiuti sul fiume. Sono stati stanziati ulteriori risorse importanti nel tratto di fiume che costeggia, che riguarda appunto la prima parte, quindi non solo nella parte verso il fiume, ma nella parte verso il mare, ma anche nella parte che attraversa la città verso la città, e quindi questi saranno gli interventi più importanti che noi ci stiamo aspettando. Accanto a questi cercheremo appunto di dar vita a quelli che sono alcuni progetti che abbiamo in campo, tipo per esempio quello relativo ad una nuova viabilità, a un nuovo modo di trovare parcheggio, quindi a un maggiore lavoro e una maggior facilità sul problema del traffico, è un problema estremamente annoso, e punteremo l'attenzione, come avevamo promesso in campagna elettorale, su alcuni plessi scolastici, perché ci troviamo su una situazione scolastica in parte davvero grave, per cui dobbiamo cercare di far fronte a questo. Intanto allora, Sindaco, concentriamoci sull'estate che sta arrivando. Un augurio di buona estate, noi ovviamente continueremo a risentirci, però intanto buona estate a tutti. Buona estate a tutti e buon Festival dell'Epicuro, visto che ci siamo e siamo qua. Assolutamente. Grazie.